Simona adesso Davis si farà sul mondo tecnico e si farà vedere tutto l'aspetto della progettazione 3D, tra l'altro anche con degli applicativi che sono proprio dedicati al mondo del mobile, in particolare legno. Sì, anche se il mondo del mobile sta andando sempre di più verso anche tecnologie innovative, materiali innovativi, comunque il legno rimane ancora una forte componente. Sì, comunque la parte proprio di modellazione che vedremo è un piccolo esempio proprio per far vedere degli spunti, poi attraverso il prodotto di modellazione 3D, che in questo caso vedremo Inventor, possiamo gestire non solo la parte di legno, diciamo, ma tutti i vari materiali, oppure anche componentistica, diciamo, meccanica, perché sempre più i mobili stanno diventando magari fatti in vetro piuttosto che acciaio, piuttosto che materiali di ogni tipo. Prima di cominciare voglio dirvi una cosa, nei blocchetti di appunti che vi è stato dato alla fine trovate un questionario, quindi se a fine giornata ce lo compilate e lo lasciate giù magari alle mie colleghe del marketing, sì, e vi daremo anche la chiavetta USB con del materiale visto oggi, insomma, con delle informazioni. Perfetto, allora andiamo a cominciare. Come prima cosa, visto che abbiamo un po' di tempo, è stato un po' risicato, volevo partire dalla gestione dei dati. Praticamente molti di voi magari quando progettano in Inventor o con qualche altro, diciamo, strumento CAD, vanno a generare un sacco di tavole, documentazione tecnica, le foto piuttosto che i vari componenti, quindi per tenere tutto quanto aggiornato e tutto quanto sotto, diciamo, controllo, Autodesk propone il software di data management che si chiama Vault. Con questo software io posso andare a ricercare un progetto, una macchina, un mobile, per non solo per nome file, ma per tipologia, per materiale, quindi mi tiene tutto sotto controllo. Ad esempio, vogliamo cercare questo ad esempio assieme, che è una composizione che ci ha fatto avere Val Cucine, dove ad esempio vedete io ho fatto alcune modifiche, quindi posso tenere traccia di tutte le modifiche che vado a, diciamo, fare all'interno della mia composizione. Posso vedere ad esempio tutti i riferimenti, quindi i documenti allegati a questa, diciamo, creazione, e posso andare direttamente a caricare il, diciamo, questo, diciamo, assieme direttamente in Inventor. Ok, quindi qui vedete vengono caricate nell'ambiente, dall'ambiente documentale, diciamo, all'ambiente 3D, la composizione che dobbiamo andare a progettare. In questo caso io andrò a realizzare una, diciamo, una modifica di questo mobile, andando qui all'interno, vedete dove c'è quest'area, ad inserire magari una piccola, un mobiletto magari con la stessa antina per andarla a progettare. Allora partiamo proprio da ambiente, diciamo, vuoto, quindi possiamo prendere una parte, in questo caso dove andremo a realizzare la nostra progettazione. Allora, l'unica cosa che magari volevo farvi notare all'inizio, io preventivamente, giusto per non perdere tempo a imputare dati, mi sono importato una tabellina dove ho, vedete, messo dentro altezza, larghezza, profondità, quindi ho già tabellato quelle che magari aziendalmente sono i miei standard di lunghezze che posso utilizzare, poi posso comunque andare a gestire magari il fuoriscala. Però questo magari è utile perché magari anche un utente che magari non fa quel tipo di composizione, partendo da questo template, sa già quali sono le dimensioni standard dell'azienda. Quindi io, vedete, parto con la creazione di uno schizzo, andiamo a fare il nostro rettangolo, piuttosto che farlo vedete al punto centrale, non vado a digitare un 900x600, ma vado a dirgli questa qua è la larghezza, ok, e questa è la profondità, quindi vediamo che ho scritto ho sbagliato, andiamo a catturare il valore dalla lista dei parametri, la profondità, eccolo qua. Quindi automaticamente lui va a prendere i valori che sono stati messi di default in quella tabella. Stessa cosa per l'altezza, quindi
ok? Quindi vado a definire, questo è praticamente un ingombro di quello che sarà il mio pensile, il mio mobiletto, il mio comodino, insomma, tutto quello che verrà progettato sarà magari dentro questo inviluppo che mi servirà proprio per definire le varie lunghezze. Andiamo magari a dare uno spessore, quindi questo lo chiamiamo spessore. Ok, magari, e andiamo a togliere queste due facce qua in modo da averlo diciamo in questa maniera qua. Andiamo magari anche a mettere un materiale trasparente in modo che magari si veda meglio la creazione. Perfetto. Bene, adesso cominciamo con la suddivisione magari di come è dei pannelli che lo compongono. Quindi su questa faccia voglio andarlo a magari dividere diciamo con un pannello che va da questa faccia a questa faccia, uno che va da questa a questa e magari il fondo in questa maniera qua. Ok, andiamo a dire voglio andare a utilizzare magari chiudiamo lo schizzo, andiamo a estrudere questa parte e qui posso andare a definire, vedete, anche in questo caso la misura, la profondità, e voglio dirgli dall'altra parte vammi ad aggiungere un nuovo diciamo corpo. Quindi mi ha fatto in questo caso, andiamo magari a nascondere il pannello in questa maniera, qui non volevo la L, quindi non c'è problema, andiamo a toglierla, quindi facciamo uno schizzo, creiamo sempre al volo il nostro rettangolo da questo punto a questo punto e andiamo a dirgli di sottrarre questa parte, perché vedete direttamente aggiungo o tolgo i componenti che non mi interessano. Anche qua posso andargli a dire guarda fammelo sempre nella misura della profondità. Quindi abbiamo il nostro pannello da questa parte, in questo caso ne voglio due, quindi utilizziamo il comando per andarlo a specchiare. Quindi vogliamo specchiare questo magari rispetto a utilizziamo il comando di specchiatura qua, quindi andiamo a dire questo me lo specchi rispetto a il piano, questo qua a metà, in modo da crearne due. Questo mi è, diciamo, il riferimento che ho sotto è sempre disponibile per andare a vedere se sono dentro, diciamo, le misure. Quindi qui sul fondo in questo caso andiamo a realizzare un'altra parte, prendiamo il nostro rettangolo da questo punto a questo punto e questa qua andiamo sempre a dirgli creare una nuova parte dall'altra parte. Perfetto, abbiamo fatto l'ingombro del nostro mobile e già da qui posso mostrarvi che andando nella lista dei parametri dirgli guarda non lo voglio da 750 ma lo voglio da 800 per magari una profondità di 1200, quindi ho tutta la possibilità di andarlo al volo a cambiare, a configurare con le varie varianti senza dover stare là a insomma a ridisegnarlo a mano. Quindi vado proprio quasi a creare una sorta di chiamiamolo di configuratore per vedere le varie liste. Qui sopra andiamo a creare magari i traversi, quindi mettiamo prendiamo questa linea, ne facciamo uno da qua a qua e uno da qua a qua, li lasciamo sulla schiena magari un 15 mm di spazio, la larghezza di questo con questo la portiamo a 100 e ad esempio questa la voglio uguale, quindi vado direttamente a catturare la misura, vedete anche la semplicità con cui riesco a catturare le linee. Questo lo voglio da 20 millimetri, giro la direzione e me l'ha creato. Andiamo a rimettere in vista lo schizzo perché voglio estrudere anche direttamente questo sempre dall'altra parte. Ok, qui andiamo direttamente a togliere la visibilità, vedete che comincia pian piano a prendere forma, diciamo, il nostro diciamo le tavole che andranno a formare la nostra composizione. Prendiamo anche un ripiano, lo portiamo all'altezza di 300 e su questa faccia, come prima, andiamo a catturare le linee dove vogliamo mettere il nostro ripiano
e lo facciamo da questo punto direttamente a questo. Anche qui andiamo a mettere le quote, quindi magari il ripiano dalla parte superiore lo lasciamo ad un millimetro sulla schiena, diciamo da qui a questo punto gli lasciamo sempre i 15 mm, lo andiamo a dargli un valore di spessore, 20 mm può andare, ok. Andiamo poi a dirgli nella parte frontale, magari l'antina la teniamo staccata di un millimetro, quindi su questa faccia, chizzo, andiamo sempre a catturare i diciamo, punti fondamentali, quindi questo e questo, prendiamo un rettangolo e da qui ci colleghiamo a questa parte qua. Questa la facciamo sempre da 20. All'interno di Inventor, per alcune magari funzionalità che vengono più volte ripetute, si possono anche salvare e creare una libreria. Ad esempio, per creare la maniglia senza dover andare a fare l'operazione di taglio poi raccordo, posso andare nella libreria di funzioni, e anche queste possono essere, diciamo, personalizzate. Vado ad esempio a dirmi questa maniglia che avevo già utilizzato tempo fa, la voglio applicare su questo bordo rispetto a questa faccia e questa. Quindi senza, ripeto, andare a fare lo schizzo, vedete, mi metto in libreria quelli che possono essere dei tagli, delle lavorazioni, degli scavi, cioè tutto quello che può essere utilizzato. Andiamo dietro, a questo punto prendiamo sulla schiena, andiamo a fare diciamo, gli scassi per andare a inserire, da qui prendiamo a metà. Cosa interessante la portiamo a, anzi gli diciamo come riferimento, arriva sempre fino a qua e vai a togliere il materiale. Anche questa, diciamo, operazione la andiamo a specchiare, quindi utilizziamo lo stesso identico comando di prima, non specchio più un corpo ma specchio una, diciamo, feature rispetto a che piano, rispetto a questo su specchia questa feature rispetto a il piano è questo su questo solido qua. Allora, questa, il piano, eccolo qua, scusate, ho beccato l'altro piano, e il solido è questo, in modo da avere innanzitutto, diciamo, gli scassi per la schiena. Su questa faccia alla fine attacchiamo quella che è l'ultimo pannello e andiamo a dirgli rettangolo da questo punto a questo punto. Ah, l'avevo già disegnato, quindi da questo punto a questo punto. Lo estendiamo e diciamo questo, ok, deve essere ad esempio da 10. Perfetto, quindi qui abbiamo nient'altro che realizzato la struttura del nostro mobile, che, come dicevo prima, può essere attraverso, diciamo, la tabella dei parametri modificata, oppure posso inserire anche un menu, diciamo, proprio chiamiamolo contestuale, posso crearmi la tendina, vedete, che, e lo posso richiamare in ogni momento per andare a fare direttamente le varianti al volo senza, diciamo, perdere tempo e andarle direttamente a modificare, quindi crearle in ogni momento, e quindi mi va a modificare tutte le tavole e tutto quello che segue, quindi tavola distinta, che adesso andremo a vedere. Qui abbiamo, io non ho dato dei codici, ho lasciato tutto quanto, diciamo, con la generazione dei nomi automatica di Inventor, quindi va, vedete, chiama solido 1, solido 2. A questo punto, diciamo, crea i vari componenti, allora salviamo il nostro oggetto, salva, e gli posso dire di tutti questi solidi, vammi a creare un'altra cartella, chiamiamo, ok, una nuova cartella, chiamiamola test, tutto salvamelo qua dentro. Allora, ogni singolo componente posso andare a dire se è un componente che va in distinta, se non va in distinta che è importante, se è un componente d'acquisto, perché magari ho disegnato una cerniera piuttosto che un piedino, quindi il sistema in qualche modo deve sapere che questi sono magari d'acquisto. E da qui posso andare anche a ricodificare ogni singolo componente, quindi chiamandolo schiena, frontale. La codifica può essere demandata al sistema PDM, quindi lui, a seconda delle regole aziendali che ho, andrà a codificarmi ogni
il fianco con il nome del fianco, cioè queste sono comunque tutte, diciamo, policy che ogni azienda va a settarsi, a regolarsi, perché ognuno ha i propri codici, diciamo. Vado ad applicare questa, diciamo, operazione, e vediamo che praticamente sembra cambiato nulla, però lui ha suddiviso il tutto non più in una parte ma in un assieme, e ho i singoli oggetti che possono essere presi e magari aperti per conto proprio, perché posso innanzitutto poterli rimontare in un altro mobile, oppure posso prenderli e farci altre modifiche. Andiamo adesso a utilizzare tutta una serie di diciamo, comandi verticalizzati proprio per il settore del mobile. Allora, prima cosa, andiamo ad assegnare il materiale. Quindi cioè, Inventor lavora con i propri materiali, quindi già all'interno del prodotto io posso andare a definire tutta una serie di materiali che non sono materiali per il rendering, che poi è una tematica che vedremo dopo, ma sono proprio i materiali fisici, per sapere un peso, per sapere il codice che devo andare ad ordinare. Quindi questa, diciamo, verticalizzazione lavora con dei gruppi di materiali, già codificato un MFC, un MDF particolare, lui mette già, diciamo, un'essenza visiva, ripeto, che serve per farmi capire al volo di cosa è fatta. Quindi vado a dirgli, allora, tutte le parti che vedi sono delle, diciamo, dei pannelli. Andiamo ad assegnargli un materiale, quindi vado ad assegnare a tutti, diciamo, i pannelli che ho questo tipo di materiale. Quindi vedremo che andrà a oltre a cambiare, vedete, l'essenza, va a dargli anche riconoscere dov'è lo spessore. Quindi posso dire, magari solo questo lo voglio, magari di un'altra tipologia di materiale. I materiali possono essere anche personalizzati da voi, quindi con il vostro codice, con il vostro nome. Quindi, ripeto, magari uno lo chiamo ciliegio, ma magari è un MFD particolare, quindi vado a stabilirlo. Andiamo poi a stabilire le bordature, anche queste molto importanti. Qui posso avere un database come quello di prima, con i vari tipi di bordature che rappresentano la tipologia, il codice e quanto spessa è la bordatura. Qui magari per evidenziarla ne metto una da 2 mm in modo che anche al proiettore possa essere vista. Posso dirgli assegnala a tutto, oppure vado io a dire quali sono le, diciamo, parti che voglio andare a definire, quindi a bordare. Quindi andiamo da questa parte, prendiamo ad esempio questa sotto, prendiamo questa, ok. Una volta dato, vado a dirgli applica e praticamente, vedete, viene bordato. Ho anche la possibilità di mettere un highlight, cioè evidenziarmi le parti che sono state bordate. Questo perché è importante? Perché poi in distinta lui mi dirà quant'è magari la tavola grezza, quant'è la lunghezza del bordino che devo andare ad acquistare e andare ad applicare. Altra cosa interessante è magari la gestione. Andiamo ad aprire magari il singolo componente, eccolo qua. Quindi comunque sia i materiali che le bordature le posso dare anche aprendo la singola parte. Andiamo invece nella definizione del grezzo. Io posso dirgli calcolo in automatico, quindi lui va a vedere quanto è stato applicato alla bordatura, e vedete che adesso spero si veda anche il proiettore, fa vedere sovrapposto in verde, diciamo, un'altra. Vedete, lui ha tenuto innanzitutto i 2 mm più piccoli, perché quella è la mia misura del finito, quindi lui l'ha tenuto 2 mm più piccoli in modo che ci sia la bordatura tutto attorno. Qui logicamente è andato dritto, perché questa sarà una lavorazione che viene fatta dopo. Posso comunque andare a dirgli no, guarda, da questa parte qua tieniti 10 mm più largo, e anche dalla parte sopra, perché magari per mia necessità, quindi voglio il grezzo più alto. Posso vedere la direzione dell'essenza del legno, quindi la venatura magari ce l'ho in questa direzione, però voglio fare un pannello con la venatura a 45 gradi, quindi tipo, applica la rotazione e vammi a ricalcolare qual è il grezzo. Logico che se io ho una tavola, per andare alla venatura a 45 gradi di questa grandezza, me la deve calcolare, diciamo, con questa direzione. Quindi va benissimo se ho dei pannelli sagomati, se devo gestire delle venature, quindi proprio per capire le dimensioni del grezzo. Può essere fatto, diciamo, singolarmente per ogni pezzo, ok, oppure, giusto per essere più veloci, diciamo, farlo per tutto quanto
su tutto quanto, diciamo, il l'assieme, quindi lui andrà a calcolarsi il grezzo. Vedete che ha tenuto l'impostazione di prima direttamente anche sull'oggetto. Ok, questi dati saranno importanti perché, come dicevo prima, verranno poi passati alla, alla distinta. Andiamo a chiudere e andiamo a salvare. Ok, quindi a questo punto possiamo andare nella nostra libreria della ferramenta, che qua abbiamo, c'è una libreria abbastanza fornita di parti, diciamo principali, però ogni utente può andare a, a dire voglio fare la ferramenta mia o utilizzare delle cose particolari. La ferramenta non è comunque nient'altro che, vedete, un'altra parte di invento, non è che abbia, vado a utilizzare delle cose particolari. Io posso proprio utilizzarla facendo un classico drag and drop, quindi qui la vado ad inserire. Posso già andarla a configurare, ad esempio dirgli se voglio la spina a destra o a sinistra da entrambe le parti. In questo caso lascio la spina magari così, nascondo magari questa parte qua e, giusto per farvi capire meglio, inserisco un piano qui magari a meno 50 e uno lo vado a inserire anche qua a meno 50, in modo da farvi vedere dove verrà inserita la spina. Ok, utilizziamo il comando di attacca hardware, quindi può essere singolo, quindi ne attacca uno, oppure multiplo, quindi gli dico questo va attaccato su che parete? Va attaccato su questa parete e magari anche su, su questa. Ok, dove va diciamo fissato? I, diciamo, traversi sono questo e questo, e va in asse con questo e questo piano. Ok, attacca, quindi lui cosa va a fare? Va a, vedete, a mettermi le spine già in automatico nei quattro posti, diciamo che sono altri, questo è in più, lo andiamo a togliere. Se vado ad esempio a nascondere l'oggetto, vedete che questa è la spina, io posso dire questa, voglio ad esempio dirgli cambia la tipologia di fissaggio, non la voglio più con una sola spina, ma la voglio da entrambe le parti. Quindi un semplice clic l'ha cambiato. Poi non so quanti di voi magari usano AutoCAD, sapete che c'è la funzione pennellino che serve per ricopiare le impostazioni, diciamo, di un componente. Quindi voglio che questo, questo e questo, vedete, le ha trasformate come il primo selezionato, senza andare uno per uno. Quindi molto veloce per andare proprio a definire questa parte qua. Andiamo anche magari a sempre ad inserire magari anche il, le spine che tengono su magari il ripiano, quindi anche in questo caso nella libreria andiamo a prendere la nostra spina, vedete, la vado proprio, è come avere proprio, diciamo, il sacchettino della, della ferramenta, come montare il mobile, quindi porto dentro, diciamo, il mio assiemino e poi vado a dirgli, vado ad inserire magari questo, diciamo, questo assieme qua su questa e su questa faccia. Ok, la, il piano di appoggio è questo qua sotto, lo voglio allineato con quest'asse e quest'asse, attaccalo, cos'ho? Allora, attaccarle questo, diciamo che questo piano, ah ecco perché avevo selezionato la schiena, scusate, questo, e il piano sono questo e questo, e continua a selezionare cose che non c'entrano, questo e questo, il fondo è questo e gli assi sono questo e questo. Ok, scusate, prima avevo selezionato la schiena, quindi vedete che l'ha inserito qua, qua con il supportino sotto e direttamente anche in questa parte cancella. Infine magari andiamo velocemente ad attaccare anche, mettiamo, nascondiamo magari questo ripiano, mettiamo in vista l'antina,
prendiamo sempre in libreria, andiamo magari a prendere i piedi, posso prenderle, vedete qua, vedo comunque quello singolo oppure già i quattro pronti. Anche qua, ripeto, questo è solo un esempio, poi logicamente ogni utente avrà la sua libreria. Qui li posso già andare a preconfigurare, quindi posso dire questo tipo di diciamo settaggio, cambia componenti, non voglio il bullone ma voglio con i chiodi o le viti, e voglio che la parte, diciamo, dei piedini che hanno il fissaggio per lo zoccoletto non li voglio mettere, quindi vedete che li ha già cambiati. Qui vado a dirgli che si possano muovere, utilizziamo sempre l'attacca hardware, quindi questo, sì, questa volta singolo perché praticamente è un'unica composizione. Vado a dire questo è il fondo, questo è il davanti, destra, sinistra e praticamente il dietro. Vedete che automaticamente anche in questo caso li ha già diciamo inseriti. Ultima parte, andiamo a mettere dentro le cerniere, quindi sempre nella libreria prendiamo questo tipo di cerniera qua, andiamo ad inserire, ok, qui magari la zoomiamo, la vediamo, ok. Il comando è sempre lo stesso, anche in questo caso diciamo di fare un attacco multiplo, ecco, magari giusto per comodità metto un piano magari a 300, ok, che anzi lo portiamo magari un po' più basso, mettiamolo a 150, quindi vedete la comodità proprio del modellatore parametrico è che non devo star là a rifare ma basta modificare i valori. Anche in questo caso lo portiamo più su e gli diciamo in questo caso a 300, ok. La attacca hardware, facciamo sempre un attacco multiplo, quindi la parete dove va attaccata, gli assi dove va messa, quindi in questo e quest'asse, e sulla parete della porta le ha inserite, ok. Qui abbiamo solo a questo punto inserito la diciamo la ferramenta, non abbiamo ancora fatto diciamo le forature, tutte le parti che le operazioni diciamo devono essere fatte sulle tavole, quindi c'è anche in questo caso un apposito, vedete, comunque giusto per, vado ad aprire la singola antina e non ha l'elaborazione. Utilizziamo il comando di crea le forature, quindi gli diciamo seleziona tutto quanto, perché potrei dire fai le forature solo sul fondo, sul fianco, sulla schiena, quindi fora tutto quanto. Quindi lui ha preso e è andato a fare le forature, quindi se prendiamo ad esempio un fianco, nascondiamo magari, vedete che è andato a realizzare tutte quante le varie forature, ok. Idem se vado ad esempio a prendere l'antina, avrà i barilotti per le diciamo cerniere, ok. Quindi anche qua unico clic e vado a in automatico a definire tutte quante le operazioni. Bene, abbiamo fatto diciamo il primo prototipo del nostro salviamolo. Quindi abbiamo fatto il primo prototipo del nostro, della nostra composizione. A questo punto possiamo già andare a gestire magari le copie, quindi perché voglio clonarlo, perché voglio fare un fuori misura oppure perché voglio gestire magari qualche altro parametro. Quindi andiamo a utilizzare in questo caso questo comando che mi, vedete, mi ha catturato tutto quanto, diciamo la struttura del mio assieme. Mi permette di dire ok, voglio andare a clonare tutto magari inserendo un prefisso, quindi davanti il nome, quindi questa qua sarà la revisione 001, oppure gli posso dire sostituisci parte del codice, perché magari voi avete un codice che comincia per una certa lettera per quel cliente, volete fare la stessa composizione per un altro cliente e lui andrà a prendere il vostro prototipo, ricodificarlo, e quindi tutte le modifiche che andate a fare su quello saranno fatte solo su quel prototipo e non si espanderanno a tutti gli altri, ok? Quindi anche qua c'è uno strumento diciamo per la gestione del data management di clonazione del, diciamo, del mobile.
Altra parte interessante invece è la gestione della distinta, anche qua può essere fatta sia internamente allo strumento Volt che direttamente da questa verticalizzazione. Sta caricando tutta quanta la struttura. Qui è molto interessante perché vedete, ho innanzitutto vedo la ferramenta con questa icona diversa, le varie tavole con la misura del grezzo, ok? Se vado ad espanderla ho la misura, scusate, questa è la misura finita, la misura del grezzo e la lunghezza della bordatura, ok? Quindi molto importante perché ho una distinta proprio, vedete, esplosa, precisa di tutti i pannelli e delle varie hardware che lo va a comporre. Un altro parametro importante è che una volta che io ho creato questo mobile posso andare anche a creare da distinta delle varianti, perché magari ce l'ho uguale identico però fatto con un altro legno oppure con un'altra essenza oppure cambia solo la ferramenta, perché prima era in zama, adesso voglio quella in ottone, quindi non è che devo stare là a ridisegnare il tutto, ma io posso dire voglio creare una nuova, ad esempio dell'hardware, voglio creare una versione, la chiamiamo versione 3. E nella versione 3 posso allora o manualmente andare a scrivere il materiale con cui viene sostituita, ad esempio la zama, piuttosto che magari l'ottone, ok? Oppure se ho la, diciamo, l'integrazione con il sistema gestionale o col PDM, doppio clic sul, diciamo, la cartella, lui mi va a fare una query, diciamo, al sistema, mi fa vedere tutte quelle disponibili che magari sono già state inserite nel sistema gestionale e posso dire ok, usa questa al posto dell'altra, quindi vedete che già ha preso già tutti quanti i dati, perché? Perché era già stata codificata. Una volta che io vado a crearmi le mie varianti, sia della parte di ferramenta, sia della parte dei pannelli, perché poi posso mixare il pannello nero con la ferramenta ottone oppure il pannello bianco con la ferramenta sempre ottone, quindi non serve il disegno, sono solo dei valori che vado, ripeto, a leggermi da un gestionale, da un sistema ERP, da un database, insomma, anche del classico foglio Excel, però penso che quasi tutti, insomma, gestiscono i dati con un sistema un po' più evoluto dell'Excel. Ok, una volta che ho fatto queste varianti, lui mi crea tutte le varie impostazioni e le posso inserire magari a un sistema gestionale, quindi io qui, non avendo un gestionale, esporto un Excel giusto per far vedere qual è il tipo di output che abbiamo, quindi lui le prende, le va a ripacchettizzare, diciamo, e adesso sta facendo tutti quanti i vari report, quindi ci vuole un minutino perché apra, diciamo, l'Excel. Vedremo che ho vari tipi di report, quindi da solo la distinta della ferramenta a solo la distinta delle tavole a solo le varianti, una distinta scalare. Adesso questo è logicamente un semplice mobiletto, quindi, ma immaginatevi di una composizione molto grossa avere una distinta molto dettagliata. Vedete qui ad esempio fa vedere solo diciamo i pannelli con le varie dimensioni, qui invece ho un report solo del, diciamo, dell'hardware, vedete, con già le varianti che hanno fatto zama e ottone. Qui abbiamo invece la distinta scalare di tutto, che può essere anche in Excel rientrata, quindi come la esportiamo in sistema Excel, che sono stringhe, la possiamo comunque integrare con quasi tutti i sistemi gestionali, insomma. Quindi vedete, questi sono alla fine vari tipi di record sempre di quel mobiletto, però suddivisi per farvi vedere che possiamo estrarli in qualsiasi con qualsiasi tipologia, ok? Quindi abbiamo la possibilità, come abbiamo visto, di non solo andare a progettare il nostro, diciamo, mobile, ma anche quello di esportare i dati direttamente al sistema gestionale. Altra parte interessante è la possibilità di, andiamo ad aprire questo, di andare a gestire diciamo la parte CAM. Quindi se voglio ad esempio andare a passare al mio sistema CAM già le lavorazioni, questa verticalizzazione va già a definire, vedete, ho già una serie di macchine, in questo caso utilizziamo una Morbidelli, quindi possiamo andare a gestire dove voglio mettere il fissaggio, ad esempio andiamo a mettere da questa parte, ok? Quindi diciamo va a riconoscere in automatico tutte le funzioni di foratura, quindi ha già riconosciuto tutte le varie funzioni di foratura, tutte le parti di contornatura, quindi seleziona automaticamente, quindi va a vedere dove c'è la bordatura e vedete che qui che c'è una lavorazione non l'ha fatta, perché quindi andrò a farla con un altro tipo di operazione, applica, ok,
idem se ci fossero delle tasche interne da fare su, diciamo, svuotature, oppure delle operazioni di di andare a segare, diciamo, la parte, oppure delle gole come in questa, in questo caso qua, ok? Quindi posso andare in selezione di questa. Ok, una volta che sono state riconosciute queste operazioni, al salvataggio della parte viene generato anche un CNC post processor che posso poi prendere e dare alla macchina, oppure rielaborare da un controller della macchina per andare a fare le varie operazioni. Quindi la verticalizzazione si occupa anche di gestire la parte CAM, per diciamo CAM due assi, per i pantografi, specialmente per le foratrici, insomma. E altra funzione interessante è quella di, allora, se noi abbiamo le varie, diciamo, tavole o la ferramenta con i Ventor, possiamo andare a creare quella che è la nostra tavola tecnica. Quindi prendiamo magari un cartiglio, un template V8, e potremmo dirgli: ok, voglio andare a mettere in tavola, quindi utilizzando le funzionalità standard, partiamo magari da la vista a sinistra, facciamo una scala 1, anche se non è, facciamo anche a 6, anche se non è un po' di scala, ok? Dico questa vista, ok? Poi utilizzando le funzionalità standard di Inventor posso dire, ad esempio, voglio quotare tutta questa parte, e vedete che automaticamente è molto veloce. Spostiamo questa, facciamo di nuovo, andiamo a selezionare tutto, continua, vedete che molto velocemente riesco a portare fuori tutte le quote, però dovrei farlo tavola per tavola. Abbiamo in questo caso una funzionalità specifica che ci viene in aiuto, dove io posso dire: fammi un allora andiamo prima ad aprire un foglio bianco, quindi andiamo in qui, prendiamo magari una 3 vuoto, perfetto. Vado a dirgli stampa automatica. Quindi cosa fa il sistema? Gli posso già andare a definire quante viste voglio all'interno del foglio, quali sono, qual è l'orientamento, quindi voglio vedere mai la parte più grande come principale, diciamo quella finale, se voglio quanti parti fare all'interno di un unico foglio. Quindi mi farà un tavolo diviso per colonne, e su ogni colonna metterà un componente. Posso definire se mettere in tavola tutto, solo le tavole, solo l'hardware. Start, adesso gli do automaticamente, lui, vedete, va a passarsi tutti quanti i vari mobili, e mi troverò a questo punto vedete, prende, gli assegna tutto. In questo caso gli ho dato anche l'hardware, quindi mi troverò nella tavola tecnica anche tutti quanti i singoli componenti di ferramenta messi in tavola. Questo magari, in questo caso, visto che sono dei particolari standard, può essere anche interessante non metterli. Adesso qua mi sono dimenticato, ma comunque, giusto per farvi capire, andiamo nel, quindi vedete, lui ha preso, ha fatto la vista, diciamo, dell'assieme, ha poi ha preso i vari pannelli e li ha inseriti. Qui, ad esempio, una cosa interessante è quello di dirgli: fammi vedere nella tavola, ad esempio, dove vanno i bordi. Quindi vedete, mi evidenzia innanzitutto la direzione dell'essenza del legno, vedete che questo qua l'avevo cambiata e mi mette la freccia a 45, e poi su ogni bordo automaticamente mi mette me lo evidenzia in un altro colore a scelta, e mi fa vedere che tipo di bordatura viene fatta. Quindi anche questa è molto interessante. Poi le singole viste sono comunque delle viste di Inventor, quindi non è che vado a utilizzare dei comandi particolari, quindi possono essere prese, spostate, ridimensionate, posso farci tutto quello che voglio e direttamente ad essere stampate, ok? Quindi questa è proprio una messa in tavola, se vogliamo, produttiva, ok? Altra, diciamo, particolare interessante delle soluzioni Autodesk invece è la possibilità di andare a creare velocemente magari il manuale di montaggio dell'oggetto che ho fatto, perché sempre più magari il vostro tipo di clientela va direttamente il venditore a montargli il mobile, ma chi magari prende il comodino, vuole montarselo a casa, deve avere comunque,
diciamo, il manuale in modalità IKEA, che deve ben capire come viene fatto. Allora, Autodesk anche qua ha una soluzione molto interessante che si chiama Publisher, che permette di realizzare in maniera molto veloce un manuale. Ma non è il classico manuale cartaceo, che Publisher comunque permette di creare diciamo, l'output per poi stamparlo, ma dà la possibilità, con la stessa, diciamo, fatica con cui faccio il manuale cartaceo, di buttare fuori tutta una serie di informazioni di nuova generazione, quindi vedere il manuale su strumenti mobile, vedere un filmato, vederlo in formato HTML, quindi avere qualcosa, diciamo, di più interessante della semplice carta in maniera statica. Allora, qui magari l'ho, giusto per motivi di tempo, l'ho già, diciamo, realizzato, quindi ho importato, vedete, la composizione che è stata fatta. Quindi il software lavora per snapshot, cioè per foto, quindi io vado a dire, ad esempio, nel mio manuale voglio mettere ad esempio questa, diciamo, diapositiva qua, quindi non vado nient'altro che creare un nuovo snapshot, e quindi lui l'ha già inserita. Tutta questa sequenza di, diciamo, foto vengono poi rappresentate in un PDF, in un Word, in una pagina HTML, o vedete, io lo posso pubblicare anche in formato, ad esempio, mobile. Poi, per chi è interessato, ho l'applicativo anche su iPad, ve lo posso direttamente mostrare. Quindi io vedrò cosa? Vedrò questa, diciamo, questo tipo di rappresentazione, quindi le varie viste. Poi, ripeto, è l'utente che sceglie cosa far vedere, come farlo vedere. Posso avere delle evidenziature, degli zoom, far vedere che si muove, far vedere l'apertura, ok, zoomare su un singolo, mettere una freccia, fare degli zoom, far vedere che viene fuori. Quindi sono tutte, diciamo, delle operazioni che posso mettere, e piuttosto, vabbè, il classico esploso di tutto, la distinta con la pallinatura, quella magari da mettere sulla prima pagina. Quindi in maniera molto veloce vado a realizzare il mio esploso, senza necessità magari di avere un sistema CAD installato, perché questo è Publisher, e la cosa interessante è che è staccato dall'ambiente CAD, quindi qualsiasi utente lo può installare. È multipiattaforma, quindi legge anche altri software nativi, SolidAid, SolidWorks, diciamo formati neutri, IGES, STEP, quindi possiamo direttamente andare a aprire tutti questi formati qua. Cosa interessante, ripeto, che è molto semplice, perché vedete, ha pochi comandi, quindi anche la linea di apprendimento è molto diciamo corta, e non devo acquistare una licenza CAD in più, perché di solito questa cosa qua viene fatta dagli utenti CAD, poi arriva magari quello del marketing, dice no, per cortesia mi ruoti un po' la vista, oppure mi zoomi in questo particolare perché non si capisce bene. Quindi o devo dotare dello strumento CAD in modo che l'ufficio manuale sia, diciamo, autonomo, oppure devo per forza avere uno strumento del genere, che è molto snello e molto, diciamo, innovativo. Ok, tutta questa parte qua poi, ripeto, può essere la parte che abbiamo fatto, quindi l'inventor, avete visto, la possiamo utilizzare per andare in produzione, quindi fare i manuali tecnici, fare delle composizioni. Abbiamo anche la possibilità di magari utilizzare uno strumento di rendering, diciamo, molto semplice, diciamo, che non fa perdere, diciamo, molto tempo all'utilizzatore, quindi non vuole essere un 3D Studio Max, che poi andiamo a vedere, quindi per fare dei rendering molto evoluti, ma può andare a vantaggio dell'utente per capire se farlo in colorazione verde piuttosto che rossa, piuttosto magari che mettere le maniglie piccole piuttosto che grandi. Quindi è un software di rendering in real time, quindi che può caricare direttamente il lavoro che ho fatto con Inventor e visualizzarlo, e con pochi semplici click permette di fare la visualizzazione. Scusate che ho staccato per errore il cavo, ok, andiamo a caricare. Poi magari la parte di rendering la approfondiremo poi con i colleghi, ma era giusto per farvi capire che una volta che ho realizzato il 3D
cioè tutto il resto viene di conseguenza, non devo fare ridisegnare, riprogettare, perché posso utilizzare quei file per proprio fare di tutto, insomma, le ambientazioni, i manuali, la parte tecnica. Un attimo, perché la posizione magari è un po' pesantina. Ok. Questo è sempre la composizione fornitaci da Valcucine. Io l'ho caricata così come è venuta in mente, senza riapplicare, giusto per far vedere che non serve molto lavoro, ma basta proprio aprirlo senza stare a dare materiali e ho già un buonissimo effetto, insomma. Poi si può andare oltre. Un bel pavimento. Quindi direttamente, vedete, io posso andarla a caricare, ruotare con l'applicazione delle ombre. Posso anche dire, beh, vediamo come sarebbe magari fatta in rosso, o magari vediamo come sarebbe magari fatta in rosso con il piano magari nero, oppure la voglio magari con questo beige. Posso anche velocemente dire, vediamo magari come funzionano magari i cassetti, oppure dire, beh, adesso che ho fatto magari la diciamo il mobile di prima, velocemente andarlo a inserire per vedere come sta magari all'interno della composizione. E anche qua vedete, io lo inserisco, automaticamente lui prende diciamo le colorazioni che io vado a dare. È uno strumento proprio di valutazione iniziale per capire se magari con quella tonalità può andare bene oppure no. Ok, questo era un po' di corsa, se vogliamo, la definizione di quello che è per Autodesk una delle potenziali linee per la progettazione del mondo del mobile. Ok, se ci sono domande, se no lascerei la parola a, se non sbaglio, c'è qualcuno.